Ricordi benissimo, grazie, grazie Carmine, e l'ex del prossimo confronto, notaresco Avezzano, poi parleremo anche della sua storia ad Avezzano perché ci vorrebbero in realtà due giorni per raccontare tutto. Buongiorno intanto. Buongiorno. A Stefano De Angelis. Parliamo intanto del notaresco perché è davvero la splendida rivelazione, ma direi a questo punto certezza del campionato. Siete terzi a 3 punti dal Matelica, sì, deve recuperare una partita. Non subite neanche più gol nelle ultime 4, 0 al passivo. Ah, questo infatti me lo stai facendo notare tu. Sì, è una bella soddisfazione, soprattutto per una squadra giovane come la nostra. È un dato di fatto, queste ultime 4 partite siamo riusciti a essere più concreti, magari cosa che ci è riuscito meno nel periodo di novembre-dicembre, però fa parte di un percorso di crescita e in questo momento stiamo bene, ci sta girando anche bene, perciò uno bisogna anche dare atto anche alla dea bendata che ci vuole nel calcio. Tra l'altro Stefano De Angelis è stato bravo non solo nell'ingaggiare Mirko Cudini, che è un predestinato a detta di tutti, tra l'altro il notaresco è la squadra che gioca meglio nel girone, non me ne vogliano le altre formazioni, ma è un dato di fatto, ma è stato bravo anche nello scovare alcuni talenti molto giovani, Blando 2001 già protagonista, lo stesso Fabriani che è quasi un 2002 perché è di dicembre 2001, e tanti altri, Michael Liguori, insomma poi ce ne sono. Sì, loro sono due ragazzi che stanno giocando adesso, però ce ne sono altri, questa è una squadra molto giovane, è stata una scelta societaria ben precisa, siamo partiti magari velocemente con l'idea di rifondare, di fare una squadra giovane, di divertirci, di fare bene, poi siamo andati oltre le più rosee aspettative, ma questo è merito della squadra e del mister e del suo staff, perché poi alla fine è un dato di fatto quello che abbiamo fatto fino adesso, però dobbiamo continuare e speriamo di far bene fino alla fine. Quindi piedi per terra, come se... Ah no, ma noi... voglio dire, il secondo posto l'ha portata. Noi ci sono squadre secondo me sulla carta, ma non perché uno per scaramanzia, perché hanno qualcosa in più di noi a livello di qualità, di esperienza. Questo non vuol dire che siamo una squadra che è remissiva, anzi noi ogni domenica ce la giochiamo alla pari, nel rispetto di tutti, però è una nostra caratteristica quella di cercare di fare sempre la partita al massimo delle nostre potenzialità. Questa è una squadra che ha dimostrato anche di avere potenzialità tecniche importanti. È oggettivo, senza dubbio, il risultato attraverso il gioco. C'è un'idea, ormai è molto chiara, quando gioca il notaresco, una squadra che fa divertire. Parliamo di notaresco Avezzano, abbiamo detto tu sei un ex importante, hai vinto da giocatore, nel 96-97 se non vado errato con Petrelli in panchina, il campionato di C2, c'era anche Alessandro Del Grosso con te, compagno di squadra, hai vinto anche da dirigente ad Avezzano, insomma tanti ricordi. Sì, ricordi, sono stati anni importanti. Anche perché c'è stata anche la parentesi della Valle del Giovenco, perciò di Raffa sono 10-11 anni di fila che ho lavorato ad Avezzano, perciò è una città a cui ci tengo, sono rimasto legato, ho ricordi stupendi sia dal punto di vista lavorativo che affettivo, perciò è una partita particolare, conosco tutti, dai, ogni volta che ci rincontriamo, che le strade si incrociano, lo faccio sempre con grande piacere. E poi hai scoperto insomma elementi che adesso hanno spiccato il volo, Persia è a Teramo in C, Teramo in B alla Spezia, Lewandowski che sta facendo benissimo tra i pali della porta del Teramo, ce ne sono tanti altri. No, beh, questa magari non so se è una coincidenza di lavorare con una società che magari in quel momento puntavano sui giovani, per esempio poi l'Avezzano l'ultimo anno ha cambiato strategia, sì. Cosa che è stato quest'anno notaresco, perciò sono stati soprattutto bravi i ragazzi, perché uno può fare magari il mio lavoro è quello di dargli magari la possibilità, poi devono essere bravi loro a dimostrarlo, perciò se hanno dimostrato di poterci stare, il merito è solo loro. A proposito, Gianni Paris, secondo alcuni rumors che abbiamo anticipato con il nostro Enrico Giancarli, è attratto dalla prospettiva L'Aquila. Questo me l'hanno detto, io lui un po' che non lo sento, però siamo rimasti in ottimi rapporti, è un passionale, perciò è sempre un punto interrogativo, perciò è sempre capace di tutto. L'ultima proprio sulla partita di domenica, Avezzano, stagione complicatissima, no? Senza ombra di dubbio, però è una squadra sempre viva, tra l'altro completamente rifatta a dicembre. Sì, io l'ho vista a Pineto, perciò è una squadra che ho visto il 3-3, una squadra che vinceva 3-1, perciò è una squadra molto viva, pericolosa. Ha cambiato magari i suoi obiettivi di strada facendo per varie vicissitudini, perché le annate purtroppo possono anche nascere male nel calcio, non sempre avevano una squadra secondo me sulla carta la migliore del girone insieme a Cesena, perciò nonostante tutto a dicembre hanno dovuto cambiare tutto,
E hanno fatto, come dicevi, una squadra nuova, è una squadra pericolosa. Poi quando cambi obiettivo, che hai bisogno di punti di salvezza, sono sempre partite insidiose. Noi abbiamo grande rispetto di queste partite, perché sia con Castelfidardo che con l'Agnonese abbiamo avuto tante difficoltà. Tra l'altro l'Avezzano terz'ultima in classifica in questo campionato molto complicato, 21 punti, caro Carmine, il Notaresco ne ha 40. Dov'è l'errore? No, l'errore no, sono le annate. Noi abbiamo avuto la fortuna di partire bene, di prendere entusiasmo strada facendo. Certo. L'Avezzano ha avuto magari andato incontro magari invece a qualche delusione all'inizio, e poi quando cominci a avere delle cose negative non è mai facile rialzarsi. Perciò sono annate che nel calcio purtroppo non si può mai dire quello che ti aspetta durante un campionato. Succede, sono obiettivi che cambiano, però loro sono sicuri che, conoscendoli caratterialmente, lotteranno fino alla fine e raggiungeranno l'obiettivo. Liguori, altro bel talentino puro, direi, classe 99 del Notaresco, ex Pescara, resterà a Notaresco oppure no, perché ci sono le sirene da Catania? No, questo fa piacere, perché vuol dire che il lavoro fatto dalla società è ottimo, perciò quando c'è una richiesta per i nostri ragazzi è sempre un piacere. L'intenzione della società, come ha detto il presidente, è quello di tenere tutti, di rimanere fino a giugno. Poi vedremo cosa succede fino al 31. Noi abbiamo già detto il nostro pensiero, quello che la squadra vorremmo che rimane questa fino alla fine. Però dipende, poi ci sono anche le aspettative del ragazzo. Vediamo cosa succede, però per adesso Liguori rimane con noi, siamo contenti che rimanga. Grazie a Stefano De Angelis, DS del Notaresco. Ricordiamo, Notaresco terzo miglior attacco del girone F del campionato di Serie D e quarta migliore difesa. È tutto, la linea torna a te.